Lega, buonasera onorevole. Buonasera. È così, in attesa delle parole di Mario Draghi o già le conosce? Beh, un po' le conosco, sì. Avendo, diciamo così, da dietro le Sì. quinte partecipato alle trattative. Allora facciamo un po' di spoiler qua, come si dice di Ma no, questi. beh, ma l'avete visto anche voi, insomma, i comunicati, però attenzione, non è ancora iniziato il Consiglio dei Ministri, perché in È questo in strano ritardo. mondo, beh sì, perché insomma, in questo strano mondo, cosa che veramente, se devo essere sincero, da parlamentare non tollero, i vostri rappresentanti, che saremmo noi, cioè, per brutti e cattivi che siamo, sono tagliati del tutto fuori. Perché il Parlamento, con tutti i suoi difetti, ha un vantaggio: vedete quello che succede. No, È cioè vero, sì, certo. C'è sempre la diretta, voi potete in qualsiasi momento mettere lo sguardo dentro e capire che cosa sta certo. succedendo. Poi vi piace, non vi piace, vi incazzate, cioè, insomma, però è la casa di vetro, cioè i cittadini sanno tutto, anche nelle commissioni, che pur, diciamo, è il luogo del lavoro vero, cioè vale a dire della trattativa seria, alla fine ci sono i resoconti, no? Cioè non è che può succedere qualcosa in commissione e da fuori non lo si vede, sono dei riassunti, per carità, no? Ma alla fine è quello che si vedono. In questo curioso mondo delle cabine di regia e così via, invece nulla si sa. E allora dovete basarvi su quello che vi raccontiamo noi, ma anche noi, ovviamente, non essendo io, non essendo fisicamente al tavolo, perché nella cabina di regia ci vanno 5 persone, no, che sono i ministri competenti, non posso dirvi che cosa mi riferiscono, insomma, Ecco, io per esempio, esattamente. già che ci siamo, no? Poi ricordiamo la polemica che ci ha portato a cercarla, insomma, già che ci siamo, qua si parla di Green Pass elastico, cioè che si possa irrigidire a seconda dell'andamento delle ospedalizzazioni. Risulta anche a lei, onorevole? Sì, infatti anche come verranno fissate queste soglie risulterà importante. Questo è un passo, diciamo così, nella giusta direzione, perché è da mesi che io continuo a dire, confortato anche da professori di statistica, perché insomma, dove non ci arrivano io sono un politico, no? Prima ero un economista, ecco, diciamo così, adesso sono un esperto di economia, ecco. Adesso sono un politico e quindi mi devo occupare di tutto. Per le robe dove non è la mia competenza, mi appoggio alle fonti, no, che posso Sì. avere. E quasi tutti i migliori esperti di statistica mi avevano detto che quel criterio che si usava, vale a dire quello dell'RT per determinare le fasce, era folle. Perché il motivo era semplice: si basa semplicemente sull'aumento, no, dei casi. Quindi può paradossalmente capitare che in una regione c'è un contagiato, no, e poi il giorno dopo ce ne sono due, e Sì. diventa una Zona situazione rossa. drammatica, Sì, no? Zona certo. Chiaro. rossa, invece un'altra ce ne sono 1 milione, diventano 900.000 e diventa invece tutto bene, no? E Certo. così via. Quindi il fatto di mettere l'unico parametro certo, che sono le ospedalizzazioni, secondo me è un passo sicuramente avanti. Però ecco, mi lasci dire, sono stati dei giorni terribili, terribili, perché a me sembra proprio di vedere la gente che perde il senno, no? Cioè, da quando c'è stato Macron che ha fatto questa chiamata alle armi, mi è parso veramente di vedere la gente impazzita. Impazzita, cioè io non un'esperienza del genere, vi assicuro, non l'ho mai fatta. In certi casi non le nascondo che mi sono e sono tuttora spaventato, perché vedere della gente che io ritenevo normale diventare degli invasati del rinchiudere le persone in casa, no? E Sì. così via, è una roba che mi ha oggettivamente atterrito. Oh, tra l'altro, ecco, mi faccio dire che il Green Pass, così come viene prospettato, a meno che non si accoppi alla possibilità dei giovani poi stabilire fino a dove arriva questa soglia di gioventù, di avere dei tamponi gratuiti, significa impedire la vita di tutti i ragazzi sostanzialmente, perché i ragazzi non sono stati vaccinati. Non perché siano Novax, magari qualcuno Novax ci sarà pure, ma perché non era previsto che si vaccinassero, no? Quindi il Green Pass Esatto. non ce lo possono avere.
Esatto, proprio sulla base di questo, pensando ai giovani, pensando ai ragazzi, è stato il principale risultato che abbiamo ottenuto con molta, molta fatica, vale a dire quello di togliere quella pazzia come idea, secondo me era una pazzia, eppure al tavolo erano, mi dicono che erano tutti lì convinti a volerlo, che era quella di mettere il Green Pass sui trasporti, treni, aerei, bus e così via. Perché a quel punto, esattamente come ha detto lei, i giovani, che in larghissima parte non sono vaccinati, ma non solo, non lo saranno prima di molti mesi, perché se anche adesso tutti i giovani contemporaneamente schiacciassero il bottoncino, sì, e si iscrivessero alla vaccinazione, la seconda dose gli arriverà a novembre, ma forse dopo. Ma voi capite il delirio, no, di un ragazzo che dice: ah, sì, guarda, tu puoi andare a scuola, ma non puoi andarci col bus. Ma voi capite, no? Oppure, che ne so, gente che è già in vacanza e non può tornare. Insomma, no, sarebbe stata una cosa, dal mio punto di vista, non ci sarebbe stato neanche da discutere su una cosa del genere. Eppure è stata una cosa da strappare con le unghie e coi denti. E se posso dire, se non ci fosse stata la Lega al governo, vale a dire se non fossimo stati noi, perché eravamo soli quel tavolo lì a far ragionare su certe cose, se non ci fossimo stati sarebbe stato invece realtà. Quindi tra l'altro, appunto, quello che stavo vedendo adesso, cioè se tutti quanti insieme i 16 milioni di over 12, stiamo parlando di ragazzini proprio, non vaccinati, decidessero tutti insieme di vaccinarsi, proprio come ha detto lei, in base alle consegne previste, che poi non sono mai quelle effettive, di Pfizer e Moderna, perché solo questi possono fare, esatto, come vaccini. No, forse solo Pfizer, non so se Moderna è provato. Sì, anche Moderna, risulterebbe anche Moderna. Beh. Quindi, ecco, se tutti insieme, in base a quello che è previsto di consegne, appunto, che poi sono sempre di meno, si finirebbe a fine ottobre, appunto, certo, primi di novembre. Come quello detto che avevo detto. Esatto, quindi fino a oltretutto, novembre, ma attenzione, ma questo chiusi. È... sì, ma questo poi è il numero delle consegne, no? Dall'altra, certo, parte c'è anche il fatto che, insomma, ci sono anche gli altri prenotati che sono da finire, seconde dose, richiami, quindi non è che in questo momento i centri vaccinali sono vuoti. In questo momento si vaccinano sempre 500.000 persone al giorno. Ecco, mi risponde a questo che scrive Molinari, che sono io. Chi non ha il pass rimane a casa, è semplice il discorso. Gli risponde lei, stanno arrivando un sacco di messaggi al 3775. No, fortunatamente sbloccando la questione dei trasporti e degli obblighi che erano stati già previsti per una tonnellata di categorie di persone, insegnanti in primis, fortunatamente in questo momento, se noi guardiamo bene, la cosa è limitata ai locali chiusi. Sì. Io mi rendo conto che ci sono delle situazioni che sono, dal mio punto di vista, professionalmente intollerabili, tipo per esempio le palestre, cioè io penso soprattutto a loro, no? Le discoteche non riapriranno, questo è certo. La discoteca al momento è prevista non riaprire, noi abbiamo insistito, no, per dire vabbè è chiusa, però guardi, mi permetta, se io devo dire, dato che dal mio punto di vista non è corretto spingere alla vaccinazione i ragazzini, secondo me non è corretto, secondo me il bilanciamento, l'ho detto, l'ho spiegato tante volte, il bilanciamento fra i rischi della malattia, che per un ragazzo sono minimi, e i rischi di effetti avversi della vaccinazione, che sono sempre bassissimi, ma un po' più di zero, mettiamola così, il fatto di ero preoccupato, una delle mie preoccupazioni era che questa sequenza di aperture, obblighi, Green Pass e così via, fosse quasi congegnata per fare una specie di imbuto, no, per i ragazzi e convincerli. Il fatto che la discoteca rimanga chiusa invece che aperta col Green Pass, non è un incentivo. Almeno non è un incentivo. Io però è ovvio che penso a di tutte le categorie professionali, i gestori di discoteca sono i più, sì, proprio, diciamo, inceneriti di tutta
di tutte le categorie possibili, perché io mi immagino, ma vi rendete con 2 anni chiusi di gente che ha fatto magari degli investimenti di milioni? È perché poi il solito discorso, no? Noi pensiamo sempre al nostro, cioè io so che ogni volta che vengono fuori queste liste uno dice, ah beh, ah, che bello, guarda, io c'ho un ristorante all'aperto e quindi a me che me frega, no? Certo. Bisogna non ragionare così, bisogna ragionare anche pensando agli altri, perché in questo caso veramente io penso a cosa può pensare un gestore di discoteca. Devo dire che dall'altra parte spero, diciamo, di poterli, insisterò, ecco, ovviamente in Parlamento in sede di modifiche, conversioni e cose di questo tipo, perché siano indennizzati riccamente, perché non si può veramente, certo, prendere ex legge, chiudere delle attività lecitissime, no? Diciamo così, e non solo, insomma, che hanno sempre contribuito a rendere piacevole le vacanze e l'estate qui. Assolutamente, però pure c'è comunque una parte proprio di, come dire, di manettari, mi viene da dire, per riesumare un termine di tanto tempo fa, ecco, le leggo: per me chi non si vaccina è di ostacolo alla ripresa economica e alla libera circolazione, vanno sanzionati, che rimanessero a casa a fare la quarantena, anche se non c'hanno niente, aggiungo io. Sì, certo, vanno sanzionati, ma io ne ho lette di tutti i colori di questi tempi, ma sto facendo fare oltretutto ai miei collaboratori un po' di ricerca storica sui giornali dell'epoca delle leggi razziali. Non sto trovando tante differenze, cioè questi ci impediscono, ci infettano, sono vivono nei ghetti, cioè, ma una roba veramente, cioè, non, io rimango basito. Ogni tanto, diciamo, su Twitter posto qualche titolo di giornale inquietante, non so, uno oggi per dire era una cosa che mi aveva lasciato basito, era, non so se fosse il presidente del Lecce Calcio: ho un Novax fra i calciatori, mi spaventa. Cioè, mi spaventa, cioè, nel senso, perché qui c'è un'associazione, secondo me, malata, questa sì, non è il Novax a essere malato, quello che è malato è quello che sta forzando mediaticamente, penso che sia veramente odioso, l'associazione non vaccinato uguale contagioso. Sì, a parte, e io ho fatto che anche quel paragone oggi, forte, no? Infatti adesso lo andiamo a leggere. Mi faccia dire solamente che oggi ho letto sul Corriere della Sera un articolo di una signora vaccinata regolarmente con 2 dosi da oltre un mese, quindi la seconda dose l'aveva avuta 1 mese fa, e che è risultata positiva, anche sintomatica, ma certo, peraltro. Ma è normale, ma i vaccinati contagiano anche loro, assolutamente. Dice che ci lamentava... sono solo 2 categorie di persone, che sono gli ammalati e te ne stai a casa, sia che tu sei, come è normale che sia, cioè se è il morbillo te ne stai a casa, no? Certo. Cioè non è che... e questo vale sia per i vaccinati che per i non vaccinati. E poi ci sono i sani, e un sano è un sano non vaccinato e un sano vaccinato. Se non ricominciamo a ragionare normalmente, qui veramente si perde la testa, cioè non esiste il rischio del non vaccinato. Allora, c'è questo lo vuole assolutamente questo nostro ascoltatore, intanto veramente centinaia e centinaia di messaggi al 3775 104 500, vuole assolutamente che glielo legga questo messaggio, e allora glielo leggo. Mia figlia, che ha avuto il Covid-19 ed è guarita, ha fatto la prima dose di vaccino, è andata in Francia e ad Euro Disney gli hanno fatto storie perché il suo Green Pass riporta che ha fatto una sola dose, ma non riporta che ha avuto il virus. In realtà, appunto, con malattia e una dose uno dovrebbe essere coperto come se avesse fatto 2 dosi, almeno così hanno detto tutti gli epidemiologi, virologi che sono intervenuti anche qui in questa trasmissione, no? C'è però sì, qualche difficoltà. Mi permetto, io gli studi che ho fatto io, perché appunto leggo avidamente lavori scientifici di ogni provenienza, insomma, mi verrebbe da dire che se uno ha fatto la malattia dovrebbe chiuderla lì,
cioè io ho visto con grosso favore quello che è stato deciso ieri, vale a dire che se fino a 12 mesi, se uno ha avuto la malattia deve aspettare 12, cominciamo a aspettare 12 mesi, poi vedrete che verrà fuori anche di più, perché alla fine sempre più studi riconoscono che l'immunità derivante dall'aver fatto la malattia è la migliore. Cioè l'immunità vera, cioè quella naturale rispetto all'immunità artificiale, non è comparabile, ecco, mettiamola così. È stato allungato il termine. Allora, siccome sta finendo anche il nostro tempo, andiamo alla polemica che infuria da giorni intorno a un suo tweet, così lo spieghiamo, ecco, lo stiamo vedendo anche in televisione, così lo spieghiamo anche ai nostri ascoltatori, che vado a leggere il tweet. Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato, finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffa e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perché questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi? Allora, qual è l'interpretazione vera di questo tweet, onorevole Borghi? Sì, l'ho dovuto anche scrivere dopo perché, come forse ingenuamente potevo immaginare, no, è stato colto subito al volo, no, per inventarsi delle polemiche che non ci sono. Io che ho vissuto, insomma, sono nato nel 70, gli anni 80 li ho vissuti, no? E non so perché io ho questa caratteristica di essere sempre dalla parte, diciamo, della minoranza, no? Cioè io tendo sempre a difendere quelli che in quel momento il popolo comune, no, tutti tende a indicare come cattivi, untori e così via. Negli anni 90 ero uno dei pochi, i miei amici se lo ricordano benissimo, che era lì che scuoteva la gente, no, per il bavero, dicendo: ma ripigliatevi, non è che se uno ha l'avviso di garanzia è colpevole, e volevano anche escludere, no, dalle amicizie e così via i figli di chi era stato, a chi aveva ricevuto l'avviso di garanzia. Milano all'epoca aspettavi solo quello, ecco, mettiamola così. E io negli anni Ottanta, quando c'era il pregiudizio odioso nei confronti degli omosessuali, che venivano visti come infetti, no? Perché vi ricordate quella squallida pubblicità, quella, sì, quella diventavi l'alone viola, sì. L'alone viola, no? E così, questo era una roba che io veramente, pur da ragazzo, lo guardavo e mi stropicciavo gli occhi, no? Dicevo: ma che diamine fanno? E quindi io volevo semplicemente trovare un parallelo altrettanto odioso di quello che sto vedendo nei confronti, sì, del non vaccinato, no? E quindi non è che era contro il... Sì, cioè non è che diceva che chi è omosessuale per forza assolutamente no, volevo provare proprio un esempio altrettanto deteriore, ma per far capire che chiedere a uno che morbosamente, no, se è vaccinato, con il corollario di non vaccinato uguale paria, no, uguale persona da allontanare perché è contagioso, è esattamente, come dal mio punto di vista è altrettanto vergognoso rispetto che altri pregiudizi. Poi io, tanto per dirne una, no, ho avuto modo di spiegarmi con alcuni, ho fatto insomma una bella telefonata, credo di rivelare niente di incredibile, era tutto pubblico che ci siamo scambiati il telefono, con Fabio Canino. Okay. No? Presente? Fabio Canino, che è un membro della comunità LGBT. Il giudice di Ballando, che è artista, no? E così via. E lui oggettivamente mi ha fatto capire una cosa che forse ho sbagliato. Cioè lui dice, per la comunità LGBT, no, la questione AIDS è così una ferita profonda che vedere accostati due termini detti da uno della Lega, di cui pensiamo che siano sempre contro di noi, no? Così, certo, questo tipo, uno è partito, al che io gli ho detto: vabbè, però vuol dire che anche lì un po' di pregiudizi ce l'avete anche voi, perché se pensate che uno della Lega per forza deve essere omofobo, certo, allora insomma un po' tutti dobbiamo cercare di metterci una mano sulla coscienza. Però insomma ci siamo spiegati vicendevolmente. Mi sembra che possa bastare la spiegazione. Onorevole Borghi, grazie del suo tempo e della disponibilità. Grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.